No, no, ah no, no, ci sono, ci sono. Ci sono, ci sono. I tag giusti. Continuiamo con questo. Sì, manca anche qua, mancherà poco. La mertura, ah, mi ha dato una mertura nuova. Dov'è? Adesso nel profilo, forse del... No, ce l'ho già. Non voglio mettere, questa è più bella, mi piace di più a me. Questa è estiva, questa è invernale. Aspetta che scenda la notte di trinità insieme a Minerva. Ok. Please be fine, old man. Ah, questa è la secondaria, l'avevo ovviata. It's Lord Arrhenius. This is sure to be an eye-opening experience. How exciting. If you're ready, hold him down. La secondaria per salvare questo tizio. Ah, l'ho ammazzato di questo. Oh! Guarda che non mi aspettavo questo combattimento. Guarda che fa malissimo. Curate. Ah, posso usare anche la magia, vero? Mi sono fatto livello. Ah, l'ho ucciso. Is it done? Did the ritual work? Old man! He looks better! Yes, yes, he's fine. Give it a while. Ah. Lord Arrhenius, that was incredible. Such a marvelous device, and what wonderful technique. Oh, it was nothing, really. The ritual went more smoothly than anticipated. And now I can confirm that it works. You've never done this before? Before this, it was all theoretical. After all, when would we have the opportunity to test it out? He's very lucky. If he had crystallized, this ritual would not have worked. And there would be nothing I can do. How can I? Mi sa che finisco anche questo oggi, sì, provo. Profi, Elio. If you want to repay me, then you could use this tool for me. I'll pass the instructions for the ritual to these scholars. If you find anyone who can still be saved, bring them here to dispel the control. You've got it. You saved the only person who's ever been there for me. I'll do anything to repay you. Una palla. I'm so relieved. Let's celebrate when he wakes up. Ha salvato il tizio. I'm so relieved. Was that the right thing to do, Arrhenius? Do you know that some of us have crystallized, Arrhenius? Do you know that some of us... Ok, questo. Something you wish to tell me, child? Yes. Like I said, I am here on behalf of Mistress Minerva to search for Tanrius. But after meeting you, I think the Freethinkers could be extremely important to the future of Aphis. I'd like to ask for your help on the Mistress's behalf. You mean Minerva of House Laurel? I've heard much about her from Tanrius. He said she's a very dedicated leader. She is. She's also extremely interested in your research and would like to meet with you. I'd never considered working with any leaders. To be honest, I don't really trust anyone of high rank. There's an air about them that doesn't sit well with me. I believe Mistress Minerva is different. That is your opinion. But I've observed you for a while, and I can feel that you're an honest person. Also, if
it weren't for you, I wouldn't have had the opportunity to speak with Arrhenius. So, yes, I'll put aside my prejudices and meet with her. That's great. I'll inform Minerva right away. Thank you. Don't thank me yet. We'll see first how the meeting concludes. What is it, child? A chiedere il potere del titano. Se sai se il potere del titano di controllare gli altri ha qualche segreto. Wow, Irena si è presentata avanti tutto in un tatto. Allora, in merito alla tua domanda, ho colto l'occasione per parlare con lui della voce, o come la chiamiamo ora, del potere del titano. Inizialmente pensavo che il titano controllasse inconsciamente quelle creature e desse loro degli ordini. Tuttavia, le cose sembrano stare diversamente. La mia ipotesi è che la conoscenza del titano riesca ad insinuarsi nei loro menti e in breve tempo domini i loro pensieri. In altre parole, non eseguono gli ordini del titano in senso stretto, piuttosto sono diventati un'estensione della sua conoscenza. Quindi si sta dicendo che le creature controllate dal titano sono diventate parte di lui. Proprio così, il cervello di quelle creature è piuttosto semplice, quindi è facile per il titano controllarle. Tuttavia, la mente e il cervello umani sono molto più complessi. È per questo che si crea un conflitto tra la conoscenza umana e quella del titano. Non è molto chiaro, in ogni modo, significa che le creature che stanno venendo a controllare hanno già perso la propria conoscenza, giusto? Si può dire così, ma poco fa Irene ha avanzato un'altra ipotesi. Potrebbe essere che la conoscenza di queste creature, cosa inclusa quella del titano, non sia dissolta, ma piuttosto sia diventa parte di un'unica grande coscienza. Un coccervo di conoscenza tutto unito al potere del titano, che condivide scopi e informazioni. Ma se prima riuscivo a seguirti un minimo, ora mi hai proprio persa. Questa è sconvolgente. La mia ipotesi di Leo è incredibile e spaventativa. Se fosse vero, sarebbe un modo di vivere tutto nuovo. Potrebbe persino superare i limiti dei nostri corpi fisici. Mi sono lasciato trasportare, scusami. Stai piangendo. Provo un misto di gioia e tristezza. Sono felice che il futuro abbia riservo grandi cose, ma sento anche la mia insignificanza. Perdonami, il colpo attempato non prova tanto entusiasmo da tempo. Certo, ci capisco ben poco, ma sono felice che la tua ricerca procede bene. Ragazza, che le idee delle stelle ti benedicano. Ok, ho fatto tutto. Lord Arrhenius is truly incredible. This ritual will advance my research by 300 years. Lord Arrhenius. Ok, aspetta un'altra attività, devo tornare alla base, mi sa. Ah. What? I'm free. Old man, you're finally awake. I was always awake, but only my consciousness was awake. There was another consciousness that kept coming into my mind. It wanted to replace me. That voice sounded like a single person, but it also sounded like hundreds of people talking to me at once. It felt like I was almost going to become one with them. Almost. It doesn't matter. Stop thinking about it. You're fine now. That's the most important thing. Yeah, you're right. Thanks, kid. I heard you calling out to me all this time. You didn't give up on me. Of course. It was nothing. And you, Northwind Legion soldier. Thanks to you, too. You were a great help. I'm glad you've recovered. But there's some things I need to ask you. What do you want to know? Voce la fumettore, quello di Genis. La voce del tizio, questo tizio qua che sto guardando, mi sembra quello di Walking Dead, un PC di Walking Dead, del gioco sto dicendo, del gioco di Walking Dead. Dopo te la faccio sentire di nuovo. Perché hai distrutto le barriere di difesa magica? Vorrei che venissero tutti controllati dalla voce. Ascoltami, è stato tutto un incidente, può essere. Magari sì, perché lavorano, fanno i videogiochi che loro doppiano.
Ho ordinato espressamente al mio assistente non toccare i dispositivi magici quando siamo passati attraverso la barriera. All'inizio tutto sta andando liscio. All'improvviso però la terra ha cominciato a tremare. Ho pensato che si trattasse di un terremoto, ma subito dopo è comparsa la voce. Non mi ha soltanto stregato, ma ha fatto venire vivere un'esperienza indimenticabile, mi ha fatto capire meglio questo mondo. Vecchio mio, non è il momento di vivere la tua esperienza. Quindi potrebbe essere stato il terremoto a danneggiare i dispositivi e provocare il suo ritorno. Secondo me è molto più complicato di così. Io gli chiedo, i terremoti sono frequenti a Hafes, è un fenomeno che chiamiamo il dibattersi del gufo intrappolato, LOL. Si ritiene che i gufi siano i messaggeri degli dei. Secondo la leggenda, nel sottosuolo ci sarebbe un gufo intrappolato che lotta costantemente per liberarsi. Ogni volta che dibattendosi alzano le ali, in superficie si sente la terra tremare. Solo quando il suolo finalmente si spancherà sarà libero di fuggire. Ah, un gufo, seriamente. Enorme, grande quasi quanto Hafes. D'accordo, non so se qua sotto ci sia o meno un gufo, ma non credo che il vecchio Banconciglio correbbe rischi del genere. Poi quei dispositivi hanno proprio l'aria di essere tesori da trafugare. Ascolta soldato, non avevo alcuna intenzione di distruggere le barriere, giuro, non mi interessava nemmeno sapere cosa sarebbe successo disattivandole. Parli proprio come Shane, quanto mente. Lasciamo perdere, facciamo che ti chieda, in fondo, non avresti chiunque mai potuto raggiungere il luogo dove è intrappolato Titano. Chieda la maledizione del re. Hai scoperto come di nuovo la maledizione del re o anche solo qualche indizio? Beh, potrei aver trovato qualcosa. Ma non ne sono sicuro. Dimmi, non ho intenzione di restarti qui. Cioè, vuol dire che non può arrestarci ora. In tal caso mi dispiace, non ho trovato niente. Ma aspettiamo un esito migliore. Ma non smetterò mai di cercare come rimuovere quella maledizione. Perché ci tieni così tanto ad aiutare? Aspetta, arrivo subito, vi leggo un messaggio. Devo controllare la cosa. Ok. Perché ci tieni così tanto aiutare? Se facesse il troppo trambusto andrebbe a scapito del suo ci da fare dei gobbi. Anche se non è stato intenzionale, lei è stata maledetta a casa mia, perciò sta bene solo questa faccenda. È così che funzionano le nostre regole. Ma in ogni modo, dopo aver visitato molte rovine, aver studiato la magia della stregoneria nei luoghi più disparati, ho scoperto che la magia fesiana non è uguale. La stregoneria colvina del popolo da 10 occhi, la magia della natura dei druidi, i megaliti usati dagli antichi Maltu per comunicare con gli dei. Magia e maledizioni si trovano ovunque, hanno fatto fortuna in molti popoli. Eppure nessuna di queste civiltà è andata vicina a sviluppare una magia tanto avanzata e potente quanto quella afesiana, il cui effetto continua a persistere anche oggi. E poi, va bene vecchio mio, ora calmati. Chiede le lotte interne tra i gobbi. Sapere che ci sono persone della tua organizzazione che vogliono assassinarti. Sono in molti a volermi ammazzarmi. Sono in molti a volermi ammazzare. Ma finora nessuno è mai riuscito a farcela. Posso immaginare perché tu mi chieda questo, ma no, non lascerò i gobbi. Anche se fossi il gobbo supremo in persona a volermi uccidermi, potrei capire perché lo vorrebbe. Scusate, ho fatto l'ultino. Io non capisco. È solo pensiero che i tuoi compagni vogliono tradirti e non ti disgusta. È così sciocca che fa quasi tenerezza, vedo vecchio mio. Oh no, oh. Non avrei mai pensato che nella regione del vento nel nord ci fosse una giovane così innocente. Sai, tutto questo è nudo in confronto al tradimento che ho subito alla scuola per artigiani di Ambari. Ti ringrazio dell'avvertimento, voglio occuparmene a modo mio. Non è la prima volta che capita, non sarà l'ultima. D'accordo, sarò io che mi preoccupo tanto. Ho fatto tutto. I was going to tell you to leave Aphis immediately, but from the looks of it, you're not going to listen. So how about this? You stop bothering the people of the Pit Village and interfering with the mine's operation. And I won't give the Legion any information about you. You've caused too much damage here. I can't just turn a blind eye. Agree to her terms, old man. Harold's here too. If anything happens, they'll catch us sooner or later. All right then. I agree. Oh, finita la missione secondaria. GG.
What do you want to know? Ah, questo mi sembra che quella la voce di quel tizio in The Walking Dead. Do you know that some of us have crystallized Uranus? Anzi, il protagonista di colore, Franco. Do you know that some of us have crystallized Uranus? Giusto? Do you know that some of us have crystallized Uranus? Eccolo lì, è lui, sì. Allora, vediamo se c'è qualche cosa da prendere. Ah, intanto livello. Facciamo qua. Sì, è lui, quello lì. 1000 mentale, questo cos'è? Faccio una cosa. Questo è interessante. Me la posso fare? No. Questo mi interessava. Danza la tempesta. Andiamo, continuiamo di qua allora. Questo l'ho già letto l'altra volta, sì. Ah no, è nuovo. Perché me lo mette lì a destra, è nuovo. Vedo che si fa l'altra partita. Una vince il Senegal, intanto vince 1-0. Vediamo l'altra. Ah, è finito il primo tempo. L'Olanda contro il Ecuador. Il Qatar. Ah, no, la pubblicità, vediamo. Ah, Ciro, resterà molto sorpreso dai risultati di oggi. Grazie ai miei esperimenti con l'asteroide, capacità di 7 talpe su 10 sono migliorati significativamente, il che dimostra che i piccoli animali sono influenzati dagli ambienti con una forza e energia a stare. Due di loro hanno persino esibito dei comportamenti mai osservati prima. Sembra che riescano a capire meglio il significato delle mie parole e delle mie azioni. Ad ogni modo serviranno esperimenti per confermare che è stata energia a stare a migliorare la loro intelligenza. Conclusione delle due talpe speciali, domani andò con Cira a liberare le altre, ovviamente dopo averle visitate. In realtà vorrei scoprire se anche la sterilite e l'immunitaria può influenzarle, ma prima voglio assicurarmi che non abbia effetti collaterali nocivi. D'accordo, ho deciso che domani faremo esperimenti sulla stenerite con i vari elementi e minerali. Dopo aver liberato le talpe, Ciro e io andiamo a cercare l'occorrente. Ok. Qua? C'è dell'acqua. Ah, lì c'è il salvataggio. Ma intanto salviamo. Guarda, se manca qualcosa da guardare qua, penso che faccio il giro qua. Sì, ho fatto tutto, mi sa qua. Ecco qua, si va al dungeon che ho fatto prima. Boh, ho fatto tutto, ritorniamo alla base. Guardando una cosa, sto controllando, vediamo. Mancherebbe fare una secondaria qua. Però ho visto nella live la strada per andare alla secondaria come si fa, però non c'ho voglia. Faccio la principale. Non ha parlato con Minerva. Lo fa, guarda la volpe. Hey sweetie, what's up? Allora, qua non posso creare più niente, mi sa.
Niente, andiamo a parlare con Minerva. Dov'è? Ah, vediamo se è la novità questa. What type of music do you like? No. Come to chat when you have time. Buono, adesso l'altro giorno la precedente live ho salvato questo, il sacerdote. I'm listening. Vedi, mi fa ripristinare la roba. May the three bless you. Eccola di Minerva. Ah, però andiamo a comprare la roba prima da mercante. Prima da Minerva. Ecco qua il mercante. Non c'è niente di novità. Compa. Non serve niente. Ah, forse è il mana. Il pozzo di mana, no. Sono pieno. A posto. Ah no, qua? Non so cosa serve. Niente. Allora andiamo a fare la roba con Minerva e basta. Manca l'ultima missione, che è quella di Minerva. E quella secondaria lì, bambù. Lasciamo perdere. Mancherebbero due secondarie nel gioco. Non c'ho voglia. Una di trovare i genitori. Thanks to the three relics you recovered and this precious spark. It's looking up. And everything's been done before the Trinity. We're so close to victory. So what do we do next? To perform the ritual, we need to ascend Callum's summit at the Trinity. So prepare yourself. We'll wait for the Trinity together. Vedi, se faccio questo vado verso la missione finale. Mi mancherebbero due secondarie. Sono deciso se farle. Una, quella lì che ho fatto vedere col punto di domanda. E l'altra è cercare i genitori della cantante. Che sono sotto la miniera. Però l'ho già cercati l'altra volta e non li trovo. Ma sì, facciamo la finale. Missione in finale. Ah, è dato un trofeo? Ah, perché sto facendo la missione finale, ok. La notte della Trinità rende significativamente più intensa la magia in tutta l'area di Afse. Potenti creature nemiche, mutate a causa della magia, stanno apparendo in ogni regione. Prova a sfidarle. Discuti la prossima esplorazione con Minerva. I'm ready. What's the situation? Trinity has descended upon us. Can you feel the enormous energy around? Yes. It's hard to describe the feeling. Come, Hilda. This magic allows your weapon to damage humanity's apparitions. That's great, but why didn't you do this earlier? Every time I've encountered him, I've wanted to beat the tar out of him. Both the materials and the effect can only last a limited time. Marble didn't want to share his secret, so I had to figure out a way myself. Confronting Yumen is inevitable. I just hope we don't have to fight the Northwind Legion. We won't. At least I don't think we will. I can't promise what will happen on the mountain, but I'll do my best to support you. Is there anything else you want to ask before we go? Chiede commentare Cima Canenum. Commentiamo a Cima Canenum.
L'ingresso a Cima Calem è proprio dietro la piazza Etenia, però dovevo attraversare una barriera. Dai sigillocoli dissi, ma devo usare una grande quantità di magia. Devo conservare della magia per il rituale, quindi dovrai occuparti tu dei nemici sul tragitto. Ho pubblicato una cosa. Ah, scusa, sento... Ah, che è 3 minuti. Ah, volevo dirti se potevo ma ho avviato la missione finale, perché avevo lasciato indietro 2 secondarie. Una è trovare un oggetto per un fabbo, che era... e poi un'altra missione secondaria era trovare i genitori della cantante che c'è qua. Però non c'ho voglia di farle, ho avviato la missione finale. Devo conservare della magia per i rituali, quindi quello l'ho già detto. Quindi è per questo che ti serviva Liris. Esattamente, un'arma molto potente che va usata con molta attenzione. Chiede le difese di Cima Karen. Vorrei sapere sulle difese di Cima Karen. Se ho visto bene, i Moenidi hanno tenuto il controllo dei templari di Cima Karen. Sono i migliori guerrieri di Hafes, con spade e abilità magiche eccezionali. Cosa vuol dire che ho ottenuto il controllo? Può controllare la mente e le azioni della maggior parte delle creature di Cima Karen. Come ci riesce? La proiezione che hai visto non era lui. Lui è tutt'uno con Nexula ora. Con il passare dei secoli ha lentamente imparato a usare i poteri. Il controllo mentale è uno di quelli. Ora, a tale padronanza di quel potere, riesce a controllare chiunque su Cima Carenium. Se Marben avrebbe detto la barriera in piazza Etruenia, Hafes sarebbe caduta nelle mani di Meruile già da tempo. Ma non preoccuparti, la tua collana ti rende immune al suo potere. Capisco. Chiede la magia del controllo mentale. Hai detto che riesce a controllare la mente delle persone. Non è simile al potere del titano degli abissi nuvescenti. Hai ragione, la purezza del Nexo è estremamente elevata, così... e fondersi con esso è diventato qualcosa di simile al titano. Ha usato probabilmente un potere analogo per controllare i templari. Quindi la situazione a Cima Carenu potrebbe essere simile a quella della miniera, sì. Ma lui è molto meno potente del titano. Se però riuscisse a completare il rituale, allora sarebbe un'altra storia. Chiede le purezze di Medi. Come facciamo a occuparci di Medi? Anche se possiamo ferirlo, non riusciamo a sconfiggerlo così. E Medi ha solo bisogno della sua proiezione per combattere, è vero. Però oggi è la notte della Trinità. Cosa intendi dire? Ora Medi è così vicino alla fonte della magia che è praticamente imbattibile. Ma la notte della Trinità riempirà i nostri esseri di energia magica. Anche i nostri spiriti saranno più prossimi alla fonte. Quindi vuol dire che Moide non può diventare più forte così, mentre noi saremo abbastanza potenti da poter sconfiggere la sua protezione. Sempre incoraggiante. Se ci riusciremo, vado a creare un'altra per ostacolarsi. Fortunatamente per noi questo richiederà del tempo, e quella sarà la nostra occasione. Spero di averti dato un po' di speranza, è così. Sì, ora mi sento sicura. Ah, vediamo cosa dice. Altro. I've just got something else to do. I'll be back soon. Non voglio parlare con gli altri per... Non voglio parlare con questa. Prima di andare via vorrei dirle che sono molto grata per tutto quello che mi ha insegnato. Al sentire queste parole sembra che tu abbia davvero imparato qualcosa. Sì, anche se non molte di quelle cose ma le dicevano davvero. Lo so, ma c'è una ragione e ti ho chiesto di agire in certo modo. Volevo che ti avvicinassi di più a noi, perché non si può negare la tua importanza all'interno di Hafes. Ma la signora ne ha voluto discutere con me e lei vuole che sia tu a decidere come vuoi vivere, ha detto questa. Sì, dopo tutto sei troppo differente, sarebbe difficile costringersi ad accettare tutto ciò che riguarda l'etichetta e tradizione della storia. E questa è l'unica ragione. Non importa se lo sia o meno, la signora ha parlato e seguirò il suo volere. Ora che presto sarà tutto finito, anch'io devo riflettere su cosa rappresenta veramente la nostra stirpe di storia. Che tu prenda a cuore le mie parole o meno, spero che ti distinguerai sempre in futuro. Lo farò, grazie. What do you need? Ah, ripeto, ecco, vediamo se lo sentite tutto, cioè... Vedi qua, ne mancano 2, sta nere.
quella missione che dicevo. Piazza Argus, anche lì l'ho saltata uno, poi non so dove, poi niente. Abissi, quella è quella del... di cui si chiama? Di genitori della cantante, questa qua. Stige, Stige, ah sì, quella lì. Quella lì, non so quali sono, vabbè. Mind your manners. Parliamo con Bion adesso. Finalmente la notte dell'eternità è giunta. Abbiamo affrontato molte difficoltà per arrivare a oggi. Il giorno in cui finalmente spezzeremo la maledizione. Che avventura. Hilda, sono felice che tu possa assistere a questo momento con noi. Spero di essere d'aiuto. Ah, mi fa male lo stomaco. Ora che vedo davvero una speranza, comincio a ricordarmi il sapore della parola. Ma qua non c'è niente da fare. Ok. The glory of the three. Andiamo a fare la missione finale. Salviamo. Vero, quante ore si erano? Non ho visto. Ah, qua. 50 ore di gioco, mazza. Please speak. Sì, missione finale, infatti, hai visto? Missione finale. Are you ready? Sì, sono pronto adesso. Sono pronto. Una volta iniziata l'ascesa alla cima Kareno, non potrei più completare missioni secondarie relative alla Minerva, Bio e Sergeni e alcuni eventi. Ok, facciamola. I'm ready. On your orders, mistress. Good. Your morale seems high. I'll meet you at the back of Euthenia Plaza. Immaginavo, eh? Incontra Minerva, l'ingresso c'è magari... Allora, usare il teleporto. Mi piace il mistico. Hey, sweetie, what's up? No, questo non dice niente. Andiamo. E dove devo andare per fare la missione finale? Fammi leggere. Conta Minerva all'ingresso di Cina Kenmo, suddetto di Piazza Etenia. Ok. Guardami Piazza Etenia. Qua non c'è. Ma questa è l'accademia. Devo cercare sta piazza. Però potevo fare indicare il puntino. Questa è vera. Eccola qua, Piazza Etenia. Trovata. Ma scusa, se si sono ancora i teletrasporti, potevo ancora completare il secondario. Vabbè, non mi interessa però. Detto di piazza, intanto salviamo. La vedi te la tizia, la ragazza? Io non la vedo. Sul letto, forse non dà davanti di qua. Ah sì, che c'era un cancello che non si apriva. Essere di qua. Mi ricordo che c'è un cancello. Eccolo. Questo. Is this magic barrier a defense set up by Marble? Without it, we won't be able to stop the elite soldiers that are under Humanity's control. But we have to break through it in order to get up the mountain. So, let's get started. Wait, someone's coming. You, Archon Serene. Mistress Minerva, and your noble warriors too, I see. Today is the Trinity Night. I know you'll be making your move. I don't suppose I could follow you and observe, could I? We could use all the help we can get, but
You won't go soft-hearted at the last minute, will you? I was going to ask you the same thing. Watch your tongue. Stand back. I'm going to break it. By the winds! So much power! It was more formidable than I thought it would be. The people of the plaza will be shocked. Hilda, please clear a path for us. We'll follow close behind. Leave it to me! I'm coming, Father. Minerva, I think you already know this, but there's something I'd like to confirm. There is a chance that Eumenides could break away from the Nexus and return to normal. Uranius told me. He did? Hmm. Well, then I'm certain you've already thought the issue over. Do you want to save him, or...? Please, don't make me regret letting you come along so soon. Let's just say, I'll have my answer once I see him. You don't look so good. Go on ahead. I'll catch up once I've rested a bit. What you just did? The power... it was so strong. How did you do it? With the power granted by the Trinity and through the Iris. I'm still recovering. Is there something you need? Ah, discuti sui sospetti su Mildred. Sembra aver qualcosa che ti turba. Stavo pensando. Mildred è stato sempre così paranoico, è stata la maledizione per peggiorare la situazione. Bello che è Mildred è suo marito che è impazzito. Però lo vuole uccidere prima adesso. Suo ex marito. Quando eravamo sposati, vedi? Quando eravamo sposati lo capivo davvero. È pericoloso per te pensare a cose del genere proprio ora. Lo so, aspetta che cambia una cosa. Quando una cosa cambio qua. Ok, lo so. Sono arrivati fino a qui e solo ora mi metto a pensare ai problemi che c'erano fra noi in passato. Di essere presente alle segne a farmi sentire tutta questa pressione addosso. Vuoi che la faccia andare via? Non serve, vai. La mia forza risiede nella mia capacità di prendere decisioni importanti in momenti difficili. Ho solo bisogno di chiarire alcune cose. Presto starò bene. Ok. Vediamo lei. Hilda, I'm glad to fight alongside you. Ah, ma aiuta. What are you doing here? I know I should still be persuading the Aristoid to consolidate their strength in support of Minerva's mission. Truly want to witness this historic moment. The conclusion for myself, Minerva, and Eumenides. Coming here will be my one selfish act. Feel free to ask me anything you want. I can see the suspicion in your eyes. Chiede cosa ha fatto ultimamente. Cosa hai fatto di recente? Oh, molto bene, sono stata molto occupata, molto più occupata di prima, però cosa che mi rende felice. Poter lavorare duramente per i miei ideali gratificanti. Sembra che le cose stanno andando bene. Ovviamente no, riconquistare la fiducia degli altri non è un compito facile. Ma non mi scoraggio, dopo tutto, ho superato il periodo più difficile. Resta lì a aiutare. So che lavori per Minerva, ma se avessi del tempo libero. Si tratta solo un paio di commissioni, niente di troppo complicato, davvero. L'Alconte ha ragione, vieni a aiutarmi appena puoi. Intendevo, aiuta l'Alconte, per favore. Chiede l'attività delle forze della storia. È sicuro qui a Piazza Agnes. Ah, canchissi. Arrivo, Non me la regala a me, me la sabbia della DJ, uffa. È sicuro qui a Piazza Agnes? Non preoccuparti, sono molto sicuro qui. Grazie a quello che sta facendo Minerva, aumentato il mio potere e persuasione dell'Aristoi. Da quando alcuni giorni fa ho cominciato a parlare con l'Aristoi uno per uno, sto incoraggiando a prepararsi a tornare a una vita normale. Sono fortunato, anche a Fmone che l'ha regalata. Naturalmente questo include anche aiutarsi a vicenda con i civili e mostrare buona volontà. Sei sicuro che abbiamo creduto alle tue parole?
Finché c'è speranza, sono anche disposto a ragionare e comportarsi in più linea con le convenzioni morali della società. È il mio compito qui. È il mio compito qui di fare tutto il possibile e far tornare a agire con conoscenza. Non capisco come vuole riuscirsi. Semplicemente parlando con loro e sottolineando che Hafez tornerà alla normalità. Questo dovrebbe farli sentire più sicuri. Tutto qui. Sì, cara ragazza, non preoccuparti dei problemi più complicati. Quella è la mia specialità. Chiedi cosa pensano i medi. Cosa pensa si debba fare con i medi? Minerva è una persona che sta guidando l'intera operazione. Finché le avrei idee chiare su ciò che vuole fare, non interferirò. Personalmente penso che, solo vivendo, possiamo espiare le nostre colpe. Vale anche per i medi. Non c'è solo una risposta a questa domanda. È per questo che voglio assistere ciò che farete. Forse anch'io ho bisogno di vederlo prima di poter capire cosa fare. Ma qualsiasi cosa accada, politicamente appoggerò completamente la decisione Minerva. I'm really happy you're here. Why? In the past, Minerva didn't trust outsiders at all. But you're helping her carry out such an important operation. Ma che faccia che fa Minerva? I don't mean to disappoint you, but Minerva is still extremely arrogant and full of prejudices against anyone who's not from the Aerospace. Ma sta ascoltando. Yet, she does listen to what you have to say. And you're not bound by the shackles of old ideologies. Your presence here can help her see the world in a new light. Have you considered serving as Minerva's advisor in the future? What? That's not going to happen. Fair enough. It was just an idea. Food for thought, though. You're just full of surprises, aren't you? For the people. Ah, manca questo. Are you all right? I'm fine. The Archon is permitting me a long vacation once this matter's settled. So now I'm thinking about whether I should go to the seaside or visit the orchids and vineyards in the nearby mountains. They both sound like good choices. I could also take the place of one of the others and look after Papathon for a while. I'll consider it more when the time comes. Once this is taken care of, vacation. Once this is taken. Questo qui è? Ah, un soldato normale. Ok, andiamo dentro. Chi è? Vedo un personaggio là. Ah, nemici. Mi sa che ci sarà il dungeon per arrivare al boss finale. Penso che era subito qua il boss, invece c'è il dungeon da fare. Ah, mi si tutta la montagna di sparare, vero? Ah, guarda come ha letto, ho paura. Non lo colpisco. Dato un aumento che c'è per ma c'è niente, c'è la morte. C'è lo scudo quello. Aia! Ho fatto malissimo! Oh! Porco cane! Non l'ho visto! Ah, non picchia! Ah no! Sono morto! Curate! Curate! Voilà! Curiamoci ancora.
Ok. Poi champ. Oh cazzo. Niente. Aia, mi seguitice. Asduigliati. Sento un rumore. Ah cazzo. Chi è che mi spara? Ah, l'altra tolletta qua. Niente. Mi stava cadendo giù Franco, hai visto? Ah, ma alcune sono finte, alcune... Ok. Qua cosa c'è? C'è qualche segreto? Ah, questo. Scusami, ma mi dai roba te. Scusa se ti picchio. No, sei qua scappando. No. Ok, l'ho presa. Visto. Ecco. Punto attributo. Consistenza, agilità. Facciamo agilità. Costituzione, cioè. Costituzione, cos'è la forza? Sì. Più o meno. Oddio, quelli sono dei golem, appena vicino si svegliano. Vediamo cosa c'è qua. Visto caffè? Cosa? Boh, ah, svegliati caffè, ah sì. se l'ha addormentata prima, vero? E questo ancora, capito come si... Mi sembra che ci vuole un'altra LAN. Il Gumbe Plus, puoi aprire quello. Sapevo, hai visto? Franco? Che sono dei golem. Sono state il tipo di golem questo stato. Oh, ma sei impazzite! Non vedi come balla Nando? Proprio la fine di un mondo. Ma che allerta. Ah, mi so che si svegliano dopo un po'. Cazzo. Ah no, muoio. Cazzo.
Vieni. Faccio un ricordo. La bestia leggendaria. I can feel the Templars gathering at the foot of the mountain. Is Moth sending his elite soldiers to attack me? Not only Serene and Minerva, but now even Marvel thinks I'm insane. What is wrong with them? Why can't they understand my vision? I can't let them damage the Nexus. I have to buy some time. I diari che si giochi sono troppi, sì. Sì. Poi le puoi skippare se vuoi. Però ti prendi la lore. Cazzo! Niente! Figlio di un cammello! No, mi ha colto la sprovvista. Andiamo a rifare tutto. Mi ha colto di sorpresa. Ah no, di l'altro fatto. Ma porca miseria. Mannaggia a me i peperoni. In modo di fare tutto. Quello che spariamo. Ah, ma sì. Esplode. Oh! Cazzo inseguitisce, vero? E prima si sono cascati. Non è morto, scusa. Ah, sì. Se c'è ancora l'oggetto da prendere qua. Vediamo. Ah no, una volta che l'hai preso non appare più.
Oh no, adesso ci sono i soldati qua. Si è scaricata la stamina. Nana, chi è? Adesso questo. Ma qua non ho guardato questo secco. Ah no, avevo già guardato, non c'era niente. Wait, wait, why you? Ero molto più avanti di qua, no? Mi sembra. Ah, quella torre qua mi aveva ucciso. Me l'ha colto di sorpresa qua. Ah, questo nemico qua. Piano. Sento passi. Ah, la mia armatura. Okay. Un teleporto. Un salvataggio, salviamo. Oh. Qua c'è una porta. Si apre dall'altro lato, dici Franco, mi sa. Aspetta. Forse usando il potere del fuoco? Ah no, forse il ghiaccio lo usa, aspetta un attimo. No, non ci arriva neanche. Forse era giusto il ghiaccio. Perché il fuoco spegne il ghiaccio. Il ghiaccio spegne il fuoco. No, non ci arrivo. Oh, chissà cosa devo fare qua.
Che succede? Fa da solo, eh? Ha scritto, ha preso appunti, vediamo cosa ha scritto, vero? Qua. Questa è la notte della Trinità, l'energia magica a livelli straordinariamente elevati. Sento che anche il mio cuore sta battendo più velocemente, il momento è finalmente arrivato. Questo è il principio dell'ultimo atto, destino mio, di papà, di Minerva, di seguaci di tutta Afe sarà deciso sul picco di Cima Calenium. Ah, secondaria. Per tutti i venti, questa tempesta di fulmine devastante non sembra volersi fermare. Su Cima Calenium c'è sempre un clima così tremendo. Ok. Ah, però le altre cose, archivio, documenti. Ah, qua. Ah, questo avevo già letto, quello che avevo letto già in giro. Togliamoli. Togliamo la spunta almeno. Sì, sono tanti di cose da, da di lettere, di documenti da trovare. Non sono tanti un po', vabbè. Perché quelli sono quelli che vogliono fare i 100% dei giochi. Vogliono fare i trofei. Ok. Fatto. Ecco. È quello che fa il fulmine, mi sa. Quella? Vabbè, non c'è tempo di guardare. Cognox. Un cazzo. Oh, maledetto fulmine. Maledetta stamina. Nikutoku, taka. Basta. Questo è finito, ok? Questo è vero. Mi fulminazzo! Oh, che pizza che si fulmini! È una camolia, fanco! Non è che è un mimic? No. Chi è che mi spara? No, il fulmine! Che bordello, fanco! Ma chi è che è? Ma vai, il generale fusse stoppen. Ma io volevo dire di qua. Negide fulmine.
Bordiello Franco. Invisibile. Ah, boh, ah, può essere che sia una cosa invisibile. Oh cazzo. No. No! Mi sa che è una... No, può essere che è una di queste. Questa no. Questa, bastasa. Mi è cuto. Via. Ah, qua c'è un interruttore. Speriamo che ce l'abbiamo. Ah sì. Ce l'avevamo la chiave. Calma sta zona, sì. È montacariche qua. Aspetta, voglio fare l'esperimento sotto. No, c'è la morte. È un modo aspettare che si ferma. Tun 2-1 il Senegal contro l'Ecuador. Invece l'Olanda vince 2-0 col quarta lì, come si dice. Ecco che arriva il montacarichi. Questo sembra un punto di collegamento, aspetterò che Minerva e gli altri arrivano. Ok. Hilda, how is everything progressing? Have the lightning strikes hurt you? I'm fine, but that lightning sure is strong. What's with the strange weather here? I think it's likely Pallas. Pallas? What's that? The divine canine of legend. Canide. Protect the city. But ever since humanity's awoke, Pallas has been heeding his orders. Puoi dire la parola canide. I don't know much about the beast myself, other than it's extremely powerful. If you have any questions, you can ask me. I'll help you as best I can. Is there? Torno subito, c'è un ricordo, eh. For the people. Là c'è un ricordo. Fate figlia. It's been a long time since we had tea together, father. Yes. No, ho sbagliato, sì, siamo. Volevo prendere il tesoro da sopra. Mannaggia. Which is why we should be completely open with one another. It's just you and me here in the garden. You can let everything. Yes, I saw the roses on the table. We both know what that means. Father, just tell me what you want to say. I know that you and Eumenides are very close, so I must warn you about something. Stay away from his resonator. How? I helped craft it. Let him take the credit. You don't need it anyway. You only need to announce that you no longer support it. Let people guess the reason why. No, I can't do it.
Don't worry. The act will succeed. But... You plan on hurting Eumenides in secret, don't you? That's why you don't want me involved. Why would you say that? You really think I'm capable of such a thing? Or did someone make you think that I would? I'm not a murderer. And I know what you and human disgusting fight. I didn't hurt his father, and I won't hurt him. He's made many enemies on his own. I don't need to do anything. It's you I'm worried about. You are just worried about your reputation. You dare hurt human, I'll do something terrible, father. All the connections, fame, and fortune that I brought you, I can take it all. Then I can only wish you all the best, especially when the slaves and the poor start using Starlight. You'll understand. As for now, have another cup of tea, my dear daughter. Very well, Father. Okay. No, vedi cosa dicono gli altri, vero? Ah, lei diceva cose, vero? Chiedi le difese dell'ingresso del passo. Se decidiamo la barriera ci saranno le conseguenze per la città. Ma proprio questo, mi dà come... carina. Proprio questo che sto cercando di convincere agli stoi. I soldati rafforzeranno difese di, al passo e daranno supporto. Dai, torno tra 5 minuti, ok? Sono davvero disposti a farlo. Sotto il governo passivo di Malvin, molti aristoi aspettavano con impazienza l'opportunità di aiutare a cambiare la situazione. Quindi anche se i metodi di Minerva sono rischiosi, è sempre meglio che rimanere nella situazione attuale. È arrivato il momento per voi di tutti di agire. È davvero soffocante trattenersi in continuo e vedere le cose cambiare. Chiedi cosa ne pensa dei Midir. Cosa si pensa che dovrebbe fare con i Midir? Minerva è la persona che sta guidando l'intera operazione. Finché avrà le idee chiare su che vuole fare, non interferirò. Personalmente penso che, solo vivendo, possiamo ispirare le nostre colpe. Vale anche per i medi. Non c'è una sola risposta a questa domanda, è per questo che voglio assistere a ciò che farete. Forse anch'io ho bisogno di vederlo prima di poter capire cosa fare. Ma qualsiasi cosa accada, politicamente appoggiolo completamente alle decisioni Minerva. Ok. For the people. Ma vediamo lui cosa dice. By the gods, you're something else. By the gods. Ma vediamo Minerva. We've done well so far, but stay alert. Our destination is the next elevator. Just focus on advancing. We'll catch up to you soon. We've done well so far, but stay alert. Our destination is the next elevator. Just focus on advance. I'll send these pitiful, manipulated souls to the gods of stars. I'll send these pit. Ok, non c'è più niente qua. Andiamo. Qua? Affoga se vado qua. Ah, mi sa di sì perché è alta l'acqua. Oh cazzi fulminazzi, cazzi. Oh cazzo, sono un inquattato là! Avete visto?
qua dentro. Una mazza. Oh, si fulminazzi, azzi. Cazzo, m'ha preso. Curiamoci. Oh, Dio, sti fulmini. Non mi ricordo, prima o prima andiamo a cercare questo fetentone. Ui che duda duda da dita. Là c'è un altro fetentone. Questo lo ricordo. Ah, ma non è valido. Se senti il ricordo mi spari fulmini. Ah, è vero, che figata. Ce l'ho. Va vaffanchiappo da sto cavo di fulminazzo, azzo. Che fa? Ok. Come procede? Bene, bene, procede bene. Per poco non mi uccideva un fulmine. Ecco. Un salvataggio. Meno male. Andiamo. Guardando l'ora, alle 6, ok. Volevo chiediti perché Laura insulta quelli che escono dal suo canale? Ho detto prima che ha mandato a quel paese uno. Bah.
quelli che escono dalla telica. Che bella accoglienza! Picchia, picchia! Ora c'è un altro. Nascosti. Niente. Sì, niente, però è stata bene, buona a esplorare qua. Mi è andato un messaggio, chi è? Ah, che pupetta che è andata in live. Nikudukde! Non ci fa... Ah! Non ci fa niente questo. Santo cielo! Sicuro questo. Giuro solentemente adesso sincero, rispettosa la legge fedele Apes. Non impegnò in fuori né cercherò vantaggi personali, giuro di rispettare i diritti del popolo. Se dovessi infrangere il mio giuramento, accetterò la più severa punizione. Posso l'idea essere dalla mia parte. Giuramento di senatore. Oh,
forza, fulmini, saette, fulmini, saette. Ah, porca di quella puzzoletta. Ui, ui, why you? Ah, ho schiacciato il tubo di montacarico, ciao. Aspetta, è meglio che lo chiamo, se non vuole che cadessi giù. Mannaggia, fulmini, saette, cose. Ah, finita la partita, né, intanto. Senegal ha vinto 2-1. Olanda che ha fatto? Yeah! Ha vinto 2-0, mi sa. Bene che chiudo qua. Ma scusa, se metto così in pausa? Credo di sì. Ok, stavo sistemando le cose. Ok, andiamo. Allora, se ci sono questi. Gunda! Chi è? Gundam? No, ho fatto una casa. Che pizza. Mannaggia la stamina. Oh. Ma mi sa che devo andare sopra lì. Ah. Che succede? You're here. I was starting to worry. I told you we'd catch up. We just met with a bit of trouble. What trouble? Some Templars appeared from behind. They may have been teleported here to take us by surprise. I'll go take care of. No, there's no time.
Leave it to Bion and Evangelos. We must continue our ascent. The mistress is right. Leave this to us. Evangelos. Don't worry, Sanctus. Surviving is just one of my duties. I understand. May the three bless you. Let's go. Okay. L'ho quasi pensato che avrei visto le stelle da vicino per un momento. Non preoccuparti, sono ancora vivo, sono felice di vederti. Ci vale lo stesso per me. Non ci posso credere che siamo così vicini. Questo? Questo niente. Ah. Grazie al vento nel nord ha ragione. Grazie agli dei e Wendy ha concentrato la sua magia su di te e grazie a questo è stato più semplice occuparsi dei templari. Ma sembra che non importi che siamo qui. Di certo non vuole farsi vedere indebolito, ma si può notare dallo stato dei templari nei dintorni. Comunque meglio se non abbassi la guardia, è pur sempre un avversario formidabile. Lascerà a te l'estro, Hilda. Ah, oh, sono andato ferito. Andiamo. Che succede, amico? Ah, devo salvare qua. C'è una roba da leggere qua. Targa commemorativa per il compleanno di Aston. Nell'anno 537 dell'era della conoscenza, il 17° arcolite del clero di Arthur, che prima della sua morte avrebbe costruito un tempio su Cimba Calendium, dedicato agli dei delle stelle per commemorare il governo pacifico e il suo possessore, al conte del clero Vespa, che ha condotto il popolo alla decomazia e alla felicità. Questo tempio, il popolo ricorda per sempre la propria gratitudine agli dei delle stelle e persegue una pace duratura in perfetto sistema democratico. Nell'anno 1300 della conoscenza la conte del Chero Petrus realizzò la quarta ristrutturazione. Voglio vedere. Ah, aspetta. Ideali. Ah, c'è una pagina in più. Per tutti i venti, questa tempesta e fulmini devastanti non sembra volersi fermare. Se ci va credendo, se pensi un clima così tremendo. Ok. Questo l'ho già letto. Sì. Ah, poi c'è questo qua, l'archivio, il documento. Vabbè, ah, facciamo vedere. Ecco. Ok. Stop right there, all of you. There's still time to turn back. That voice. It's him. Ignore him. Just keep moving. Humanities. I must admit I'm somewhat impressed by your foolish persistence, Minerva. To think you're actually standing with Serene. You truly are out of options, aren't you? It's possible. Or perhaps I'm really no different from you. And Hilda, why have you come? What's happened in Aphis has nothing to do with you. That's not true. And I know you won't just stop at this city. I also wanted to ask you. I have urgent business, so I'll give you time for only one question. Parla di ideali di Eumenides, parla di ideali. I've heard much about you in Aphis, Senator Eumenides. But have you heard the people's true voices? Their unease towards you and...
Sì, ultimo boss, sì, sì. My conclusion is that every person has left me disappointed. Minerva, you still remember, do you not? I once said that the members of House Laurel chastised me for being too idealistic. Even you. Do you remember how you answered me back then? People are born ignorant and require rules to follow. But rules can teach people how to pursue an ideal. You just think about breaking the rules. You don't think about whether or not these people are prepared to keep pace with you. But if we don't break the rules first, how will they know if they're prepared to keep pace with me? And those who can't keep up? Will you sacrifice them as you do with the people you judge? You couldn't answer me back then. Mm. Because at that time, I hadn't yet devised a method. Now, though, I finally come up with one. Like the Titan? If you take direct control over everyone's minds, there will be no issue of whether or not they can keep up, yes? How clever. People are born ignorant, after all. After witnessing true magic, I have come to agree with your sentiment. At least for the time being. I just hadn't anticipated that even you nor Serene would be able to keep up with me. Human. But now I see clearly. Since you cannot understand me, how could you possibly support my ideas? I will no longer seek agreement. May we meet again in the stars. Wait, what of the Northwind Legion, Newman? Where are they? And here I was thinking you didn't care about outsiders. Interesting. It seems I may be somewhat better even than you. Okay. God! What did he mean just now? I'm not sure, but I have a bad feeling about this. No matter what happens, we'll face it together. Understood? Thank you. Cosa ha scritto? No, non finisce più. Ah, scritto, quello bastando appena menzionato la regione dell'evento nel nord. Per tutti i venti c'è qualcosa che non quadra in tutto questo. Dov'è papà? Perché non ho ancora visto lui sui miei fratelli? È vero, perché non ho ancora visti? Ma cosa dico? Are you all right? By the grace of the gods, it would appear so. I was just reflecting on what Yumin said to you just now. I don't think he should be making this decision on everyone's behalf. Mi sa che non finisco oggi, lo finisco domani. We should continue to struggle like ignorant fools. Continuo. Where's the harm in that? At the very least, I like how we are now, and I still hold out hope for people. Chiedi di Cima Kenyon. Continua a guardarsi al tronto, c'è qualcosa che attira la sua attenzione. Ne hai notato, è vero? Questo luogo, beh, ci venivo spesso in passato, e me l'artista a vedere che le cose non sono più come prima. Veniva spesso qui, ma lei non è. Sono nata povera. Sì, ma la Conte Petrus mi ha adottata e venivamo spesso da queste parti. La ragione è complicata. Per farla bene, se siamo impegnati a soddisfare principalmente le nostre aspettative, ci siamo usati l'un l'altra. A parte questa, a volte riuscivamo a non andare molto d'accordo. Difficile da immaginare che qualcuno come te potesse stare vicino a Petrus. Questo è solo il posto in cui mi portavo ad installarmi per prepararmi al campo di battaglia politico. La mia vera casa sono sempre state le strade nere e le persone che avevano bisogno di aiuto. Ma forse sono stata l'unica a pensarla così. Chiedi di Petrus l'adozione. Perché Petrus ha voluto adottare qualcuno? Difficile da immaginare, vero? Credo che mi abbia voluto adottare per sedare la rivolta degli schiavi che avevo incitato al tempo. Inoltre, voleva vedere se una persona nata schiava poteva davvero guadagnarsi la benevolenza degli dei. Vuol dire che gli altri dei concedono la loro benevolenza solo ad alcuni e altri no. Pensare che gli schiavi fossero destinati a rimanere schiavi perché gli dei avevano separato le persone in classi. Così ha sempre insistito sul fatto che gli schiavi non potessero usare la stella di Hitler, che l'avessero fatto. Sarebbero stati puniti dagli dei.
ed è che questo è il motivo per cui le politiche e i qualitari di Emuniter hanno fatto infuriare così tanto. Ma se ricordo bene, il vostro sistema di classi sociali è fluido, chiunque ha la possibilità di salire nella scala sociale. Le possibilità ci sono, sì, ma non tutti se la possono fare. Petro pensava che io fosse un'espressione rara tra gli schiavi. Così si è impegnato tantissimo a sostenermi e darmi la possibilità di riuscire a diventare arconte. Ma son fin troppo bene che ha fatto cose libere per assicurarsi il suo potere. Quello che penso di lui è molto difficile da assumere in poche parole. Cose libere. Sì, per esempio, desiderebbe fare del male a tutti facendo qualche disastro con i suonatori. È solo una mia ipotesi, naturalmente. Ma di certo capace di una cosa del genere non mi avrebbe stupito se l'avesse fatto. Parla la sua opinione attuale su Emmen. Ho percepito i suoi sentimenti per Emmen poco fa. Sì, ma dopo aver visto il suo stato attuale, nel profondo mio cuore ho già preso la mia decisione. Emmen di oggi non è il più giovane uomo di 1000 anni fa che era intento a lavorare per un futuro migliore. Il tempo è cambiato ogni singola persona a Hafez e io devo cambiare con loro. Questa volta non mi importa cosa vuole fare Minerva con lui, io appoggerò la sua decisione. For the people. What Yumen said just now was way out of line. I don't understand how he can disappoint everyone who's ever cared about him. He's always been like this, but I don't regret choosing him to be my husband, nor stepping up now to stop him. I'll make him take responsibility for all that he's done. I'll make him take responsibility. Okay. Yamant. È quello, mi sa. Eh sì. Ah! Cazzo! L'ha maledetto Franco! Ha maledetto suo papà! By the gods. He's controlled by humanities, just like the Templars. That monster! I feel his aura is different. Don't you agree, Minerva? I do. Unlike the Templars, the energy in his body is fighting back against the control. Arrhenius said that this condition is known as the boundary. It's when the soul's been opened, forming a channel through which others can enter. Since it can be opened, naturally, it can also be closed. How exactly is this done? Tranquilite is the key to the spell. If the channel between his soul and Yumen's consciousness were closed, then he'd be freed. Understood. You'll cast the spell, and I'll support you. Hilda, Minerva and I will free Harold from Yumen's control, but it's up to you to draw his attention. What should I do? Anything that grabs Harold's attention and weakens him will do. I believe you can do it. As for the rest, let us handle it. All right, and thank you both. Hilda. Minerva and I will free Harold from Yumen's control. Ah, this is the same thing. Anything that grabs Harold's attention. Okay. Papa? Hild, why are you so obsessed? The north wind blows to the south. That's what you taught me. I can't turn back now. Besides, Papa, I'm certain you know that Eumenides is planning to use the Nexus's power to control everything! You must have stayed here because you were going to fight back against his scheming. You are the commander of the Northwind Legion! If he gets his way, everything we've done here will be meaningless. Our mission would be meaningless. I must stop. I'm being forced to attack you. I'm not afraid to fight you, Papa. The adherents will free you from Eumenides' control. Oh cazzo. Non voglio toccare. Ah cazzo. Non ho visto che ha lanciato le cose.
Oh, oh, wait, why you? Aspetta che fa un esperimento. No, niente, esperimento è andato male. Wait, why you? Ah sì, infatti qualcuno. Cazzo, mi ha buttato una... curati! Aia! La stamina! Vaffanchiappo la stamina! Cazzo! È bella tosta sta battaglia, mi sa, Franco. Poi io cambiavo le magie, ho visto che usava il ghiaccio lui. Usiamo il fuoco. Tempesta si chiama, sì. Ah no, si fa il fuoco. Forse mi è già lì fuoco. Ehi, wait, why you? Merstia! Curate. Meglio col fuoco. Merda.
cazzo! È impazzito. Curati. Merda. Non si è incazzata. Ok. Papa! Ce l'ho fatta. È stata dura. Harold's been freed. It's a miracle. Ah, è libero, ok. Better than I anticipated. Your father's fine, Hilda. You can stop worrying now. By the winds. I'm so thank you. My child. Come. Let me have a look at you. Papa! Don't look so sad. Are you all right? I told you to leave this place. No, I can't. Humanity still needs to be stopped. He has to pay for what he's done. By the winds, you're still so stubborn. I won't let... Commander, may I interject? Mistress Minerva. I hope you can understand that Hilda is the key to saving Aphis. I know you love your daughter dearly, but she's far more capable than you imagine. We can't do this without her. I'm sure you also understand that we must put a stop to humanity's plan, and we're running out of time. Besides, you can't continue to fight humanity's in your current state. We were able to close the channel he used to control your soul only temporarily. If you get near him again, he could reopen it at any time. Oh, may your mother forgive me. Hill, as commander, I order you to pursue Eumenides and stop his ritual. This is your new mission. Papa, are you... If his powers can affect all of Aphis, then they can also affect Ambari. This is his real desire. It's not just liberating a city, but I'll leave this matter to you now. Understood, Commander. I accept this mission. Good. Hild? Parla del luogo si trova al giorno 29, parla di parlare persona con un momento. Parla del luogo... Ah, ok. By the way, Otto's with the adherents now. He's doing well. Otto's still alive? That's wonderful. What about the others? Where are they? They're already on their way back. I watched them leave Aphis myself. Eumenides knows I don't trust him, so he feared the Legion being here would hinder his plot. Once we finish what we'd agreed to, he couldn't wait to send the Northwind Legion out of the city, and I found an excuse to stay, because I knew you were still here. And Eumenides planned to use me against you, but in the end, I lost. Oh, Father. We'll be reunited with them soon. I swear it. Parla con liberale le persone con contorno mentale. Chiedi come sta pianificando di liberarsi. Do you plan to rebel against Eumenides from the start? Rebelling against Eumenides was just the consequence, not the goal. In order to ensure that the objective of Operation Ashwin could be achieved, I had to consider lots of possible follow-up measures. What makes the Northwind Legion elite is that we don't just look at how things appear on the surface. I was sure to make arrangements. Arrangements? So you mean our comrades who left have other tasks? Lifting the King's curse was just one objective. We also need to eliminate the possibility that the Ephesians' curse could harm others. The timeline's a little messy. All I can say is that when I realized what the real threat was, I started to plan. But if word that I failed makes its way back to Ambari, Ludwig will immediately start preparations for a battle against Aphis and Eumenides. And if that comes to pass,
It will be a terrifying war of magic. Hild, today, you've given us a new chance. By the winds, I will stop him! Parla di liberare persone con tono mentale. Minerva said that your aura is really strange. Do you feel ill at all? I'm fine. Me attacking first must have worked. The spellbreak gem was quite useful after all. The spellbreak gem? Humanity's apparition must draw energy from the Nexus before it can take form. Because of that, he's vulnerable, as long as you disrupt the energy flow between them. I discovered that Marble was researching a device that could break the flow of magical energy. The whole time I was arranging for people to gather the materials and make it, but nobody knew what my true goal was. Humanities couldn't monitor us at all times, but that gave me the opportunity to finish it. I thought you just quietly accepted Humanities' dangerous ambitions. At the time, I had no choice but to tell you that. The fewer people who knew, the better. I understand. I understand everything now, Father. When I was in the Glittering Deeps, I was so stupid. Worrying about you, insisting on staying in Aphis. You don't need to apologize. I'd thought of everything, but I didn't anticipate that your stubbornness would lead to the final chance to fight back against Humanities. Finito. Tenmi la conversazione. This spellbreak gem was damaged in the battle with Humanities. Although it can't harm him anymore, he should be considerably weaker now. Take it. It's no longer any use as a weapon, but it can still provide some protection. Okay. Fatto livello, vediamo. Hild? The north wind blows to the south, Hild. Do what must be done. There's no further guidance I can offer you. Yes, sir. Hild? Giusto, sempre la stessa roba. Facciamo livello. Facciamo qua e qua. Facciamo questo. Energia persistente. Allora, vediamo cosa dicono loro. Thank you for your help just now. It was nothing compared to what you did at the Temple of Mercy. Sarò lontano dal microfono. Everyone will become controlled, just like your father was. He's no longer someone we can reason with. Sto parlando piano, ok. We're counting on you. For the people. For the people. Thank you so much. I overestimated the strength of both myself and the gem. It almost ruined everything. On the contrary, your gem was extremely useful. If not for that, we wouldn't have been able to break the mind control spell. But how on earth did you get your hands on an artifact being developed at Fallon Academy? I took the shell, but I knew there wasn't enough magic in it. So I ventured into the Glittering Deeps and took the Titan Spark to use as a core. That's how I finally completed the gem. I see. It's impossible to defend against Humanity's magic without the use of such things. I'm very impressed that you managed to pull that off right under his nose. So what's next for you, Mistress? What do you plan to do? First, tell me how he seemed to you. Well, he was still seeking atonement. It's difficult for him to cope, obtaining such great power all at once like that. The power of the Nexus has changed him, but I believe he hasn't shed his humanity just yet. If he's still the same Humanities, I don't know. I need to think. Understood. I must also apologize to you. When you first entered the city, I didn't trust you, and I wasn't willing to hear your plight. Quanto parlano. It was because of me that you had no choice but to seek aid through Humanities. I'm terribly sorry. Considering the circumstances, this issue is no longer important, Mistress. There's no use in feeling guilt. We've all lost much over this. That's more than enough. Your understanding is appreciated. Freeing Harold from the mind control spell has used up much of my magic, but the spellbreak gem has indeed dealt damage to Humanities. Without that, he would certainly have a way to hinder us and to continue preparing his ritual. There is no better time to stop him than right now, Hilda. Go quickly now. I'll catch up once I've recovered. I'll be sure to give you Humanities your regards. Freeing Harold from the mind control. Okay.
Hild? The north wind blows. For the people. Allora, vado a salvare che ci ha detto il salvatore. Ah no, posso salvare anche in automatico. Così, manuale, ok. Andiamo avanti. 51 ore e 36 minuti. Oh, ammazza. Andiamo. Ah, lì c'è un coso da, da ascoltare. Nexus. Impressive, Harold. You managed to fight back even when I had complete control. Fortunately, you lost anyway. You have to use my amulet when you're in Aegis. Any attempted resistance is useless. I fulfilled my promise to let you take the artifact that will lift the king's curse. And I promise to let you deal with Hilda yourself. I must say, I am puzzled as to why you still betrayed me. I must do my duty to fight any enemy of Angora. Am I your enemy? Once I rescue Aegis, I will bring a brighter future to the whole world. I'm going to build a free and equal new world, free of class division. Ignorant and foolish. This isn't over. What? You? You spellbreak, Jeff. Do you have any idea of the consequences? I'd rather die than let you control the Nexus. As commander of the Northwind Legion, I will not risk allowing you to become a threat to Anbari. You underestimate the power of the Nexus. I was going to reunite you with your family on the Trinity Planet, but now is as good a time as any. Cazzo, ne ho maledetto, ho fatto una magia. Yes, master. I can't waste my magic on others anymore. Bastardo. Che devo fare adesso? Ah, non andare là, ho visto. Ah, c'è un salvataggio, salviamo. È troppo lungo sto gioco. Ah, un altro coso da ascoltare qua. Ascoltiamolo. My research on the Titan has finally made progress. That's why I can guide your consciousness to draw its power. I'm pleased my theory has proved right again. Even if you can only control a small part of the Nexus's power, it should be enough for you. You, I can feel it. You're no longer an ordinary human. You're something beyond flesh, beyond magic. Beyond the stars. I want to ask why you, but it doesn't matter now. All the hard work I've done to awaken you has paid off. I am perplexed, though. Why is it that you are the one who merged with the Nexus? I would have been happier if it was Serene who ascended with me. Perhaps beyond this power lies something we call fate. Where are you going? I'm leaving Aphis. There's nothing I want here, and the truth I seek is far away. Okay.
But before I go, let me ask, what are you going to do next? I will save Aphis. I must repay the debt I owe this city. Now that I have the power to save them, I won't fail again. Just as I expected. You're still a fool trapped in this tiny city. Anyway, farewell. This time, I have to come up with something that's sure to succeed. I have to save everyone. I have to find a way that won't fail. Questo tizio è pazzo, perché vuole salvare tutti facendo... Boh. Vabbè, andiamo. Dove siamo? Ah, mi sa, lo vedo, è là, l'ultimo. Lo vedo il boss. You've overcome that matter with your father, haven't you? There aren't many people of your age who possess such a strong will. Looking at you, I'm reminded of how I was back then. Idealistic, self-confident. Believing I could do anything. Why have you come here now, though? Is it for justice? For peace? Or for yourself? I could ask you the same thing. If everyone is against you, why not just let them carry on as they are? You don't know what I've seen here. I've seen the possibility of a better world, one that can make everyone happier. Who would be happier? Can you even understand what happiness is as you are now? If you truly care about Minerva, then you should know how she feels right now. How can you possibly look at her face and tell me she's happy? I'm not... I'm asking you, are you truly even Eumenides? No, of course I'm... I am still Eumenides. So you haven't changed. I believe you. But the Nexus is influencing your actions. It's made you think you don't need your humanity. Now that you've seen Minerva, there's no way you can still believe it. No! Silence! I was wrong. I shouldn't be talking about these things with you. You're disrupting my will, influencing me. Why do you do this? Because even through this whole mess, someone's cared about you through it all. And I promised her that I'd beat the living daylights out of you so she won't have to. You mean to tell me that's the only reason you came here? How utterly foolish. Oh. Ecco la battaglia finale, manca un quarto d'ora però. Faccio un solo, sì. Un po' tentativi. Manca un quarto d'ora alle 7, mannaggia. Vediamo un po'. C'è cosa che mi segue. Mi sa che devo picchiarlo. Mi tagliatice
Aia! Cazzo, mi ha preso quello. Bestia. È un po' forte. Ah, vado fu- ah, po- non ho fatto in tempo di dire. Ah, vai, fa la doccia già. Grazie per la compagnia, Franco. Ciao. Che fa? Me ma se non lo penso. Cazzo. Thank you.
Aia. Bestia! Bestia! Niente, sono morto. No, basta, facciamo domani. Ok, salviamo, facciamo domani, va. Continuiamo domani.